È arrivato il momento della verità per Pietro Fuda, quello che i cittadini e insieme con i loro rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici attendono in vista della competizione elettorale del prossimo novembre. Questa mattina al Grand Hotel President alle 10:30 è stata convocata una conferenza stampa organizzata dall'ex senatore, che lo ricordiamo è già stato sindaco di Siderno, consigliere e assessore regionale e presidente della provincia di Reggio Calabria. Pietro Fuda ha guidato l'amministrazione comunale di Siderno dal 2015 al 2018. L'ex senatore ha convocato i giornalisti poiché ritiene doveroso informare i cittadini su alcuni episodi oscuri che hanno travolto l'amministrazione comunale. In questa occasione, ovviamente, ha deciso di togliere ogni riserva sulla sua ricandidatura. Ero interessato intanto a far sapere che sono candidabile perché ho risolto il problema dell'incandidabilità, come dice la legge. E per... Sono passati due turni elettorali, dice. Un turno, perché io sono stato sciolto quando c'era la legge di un turno. Ma fino a quando voteremo ci saranno anche tre turni, credo io. Comunque non è questo. La legge dice un turno, mi sono informato, al Ministero va un turno. E ho voluto anche cominciare a puntualizzare alcune cose perché sento in giro aperture anticipate di campagna elettorale con tante fesserie che vengono. Allora ho voluto avvisare, perché vedo ogni tanto esce una velina, ho voluto avvisare che farò pubblicare tutte le intercettazioni che riguardano i periodi che vanno prima dell'inizio della campagna, alle famose primarie e a tutto il resto, in modo che i cittadini possano leggere tutto, perché è inutile Dice riportare stralci. No, è inutile portare stralci staccati. Si pubblica un bel libro a carico mio, lo distribuiamo ai sidernesi, perché dalle intercettazioni quello che esce fuori è che c'era un progetto per occupare Siderno. Quando sono sceso in campo per candidarmi, il progetto si è rotto e quindi debbono ammazzare, vedere come ammazzarmi politicamente, non fisicamente. Poi la vergogna è totale, perché io mi sono salvato con la procura distrettuale, perché 3 anni di intercettazione, 3 anni di pedinamento, 3 anni sostanzialmente di intercettazione telefonica e di intercettazione sulla mano, ma nella stanza dove io ho fatto tutte le giunte non è venuto niente fuori di illegale sostanzialmente, e questa cosa mi dà forza anche perché smonta alcune dichiarazioni fantastiche e interessate fatte. Cioè, io non mi sono dimenticato di parlare, ma noi abbiamo il caso, io ho allontanato una persona dall'amministrazione, ho rotto il contratto con una persona dall'amministrazione da sindaco, perché quella persona sostanzialmente per infedele patrocinio, perché si vendeva le cause, è messo in una delibera, la delibera non è stata mai annullata e quella persona ancora lavora al comune e mi parlano di legalità, non è questo. Senta senatore, il turno elettorale potrebbe essere a novembre. Il turno, io ti dico la verità, adesso voglio fare un giro per prendere in contatto con i cittadini per capire se loro pensano che con la mia candidatura, se c'è il comune, io sto a casa perché posso fare benissimo il pensionato. Mi spiego. Se non fosse così invece? Se non fosse così è chiaro che discuteremo con gli amici che erano con me in maggioranza e per vedere che cosa fare, non è una questione. Quindi lei pensa, se ci dovessero essere, diciamo, la volontà di tutti e del suo gruppo, di potersi ricandidare? È chiaro che mi posso candidare, se c'è la volontà. Del gruppo. No, guarda, l'ultima sentenza. Io sono arrivato all'ultima sentenza perché a me interessa, arrivata a una certa età, capire qual è il comportamento anche di certe istituzioni preposte per la legalità. Chiaro? Perché io potevo benissimo non fare ricorso nemmeno la prima volta ed ero candidato. Perché da quando mi hanno notificato il risultato della prima sentenza, io sono trascorso una marea di legislature e io il problema l'avrei risolto. Adesso, come l'ho risolto adesso, l'ho risolto prima del 20 agosto, perché il 20 agosto è il termine ultimo per presentare le candidature per questa tornata. Mi spiego, la sentenza è stata lapidaria. Io non ho avuto la fortuna del mio amico, attuale sindaco di Scilla, nei cui confronti la prefettura ha presentato fotografie di pranzi nel comune di Scilla con la 'Ndrangheta di Scilla. E lo stesso collegio che ha reso incandidabile a me ha detto che il comune è piccolo ed è facile incontrarsi. Poi la prefettura di Reggio Calabria ha ripresentato appello, lo stesso collegio ha dichiarato candidabile ed era candidabile il mio amico attuale sindaco di Scilla, chiaro? Per me non c'erano niente. Quando la prefettura mette che non sono stati trovati rapporti con la 'Ndrangheta, non lo dico io, l'ha detto la prefettura, lo dicono le sentenze. Cosa devo fare?
No, che dice? Nella sentenza ribadisce che non sono stati trovati rapporti con la 'Ndrangheta, ma che a Sederno c'è la 'Ndrangheta e la 'Ndrangheta non può non avere influito. A Locro non c'è la... Tu dove sei, scusa? A Locro non c'è 'Ndrangheta, a Bologna non c'è 'Ndrangheta.